Quei giornalisti sono veramente incredibili. Adesso tutta la nostra strada è bloccata. Il ragazzo della pizza non riesce nemmeno a farsi largo. Ma perché non la piantano con questo maledettissimo assedio? Non riesco a crederci, è pazzesco. È vero, ieri si sono sposati e ora sono scomparsi. Ehi, andiamo. Li ritroveranno e li riporteranno qui quanto prima. Ma per adesso sono io il capo della famiglia e prendo io le decisioni. Scusa, Niles. Signorina? Che facciamo se mammina e papino non tornano? A questo punto non so. A volte pensate che abbia tutte le risposte, ma sono il maggiordomo. È così. Non sono niente senza il mio padrone. Niente. E qualora non tornasse, cosa ne sarebbe di me? Sembra una puntata del Pianto è servito. Perché la guardia costiera non ci ha ancora richiamato? Ho molta paura per quei due. Qualcosa non va in tutta questa storia. Ho sempre avuto un collegamento psichico con la mia povera nipotina. Ma ora sono vuota, non riesco più a sentire niente. Non si preoccupi, zia Assunta, vedrà che andrà tutto bene. Sì, è vero, cerchi di essere ottimista. Come fate a restare calme con vostro padre in bocca alla balena? La prego. Oh, ragazzi, non è il caso di lasciarsi andare. Sì, ha ragione. Oh, bene, gruppo di famiglia singhiozzante. Scusatemi, via. Non faccio così. Vorremmo ringraziare i telespettatori per il loro appoggio. Noi sentiamo in fondo al nostro cuore che sono ancora vivi. Come dice il protagonista del nostro revival Bye Bye Birdie in scena a Broadway, il botteghino apre alle 8 ogni mattina. Hanno ancora un'infinità di anni felici da vivere qui. Taglia. Ora facciamone una senza i mocciosi.